2, 1 e... Ops, donazione impossibile. In base alle nostre misure... Non ci credo, signor Gigi. Che è successo? È apparso un avviso che dice... Ops, signor Gigi, adesso chiedo subito i piani alti. Avremo la fortuna, almeno per me è la fortuna, per lui è un po' una sfiga, sì, se devo vedere, di castare insieme la prossima Brawl Stars Championship. Oh yes. Hey, bentornati su Clash of Clans e bentornati, signori, con un nuovo video in cui andiamo a regalare dei pass. Proprio così, li regaliamo al primo che passa. E vediamo un pochettino chi è il primo che passa oggi. Vediamo un po'. Ho vinto. Salve. Guardi, se cercavamo giusto uno a cui regalare il pass. Lei è available? Okay. Lei è available, signor Gigi? Sì, per... sì. Ok. Ragazzi, se vedete il signor Gigi un po' sgranato, tranquilli, è un problema suo. È andato dal chirurgo estetico. Bello. È andato dal chirurgo Sono estetico e gli ha detto: mi può un po' spixelare, per favore? E quindi è diventato così. Ragazzi, certo. È appena finita la season, signor Gigi. Io ero lì, sì, che stavo farmando il mio Elisir nero per piazzarmi nel prossimo video della regina. Mi mancava poco, è finita la season, boh, sto quasi a 500.000 di Elisir nero. Penso che basterà, ragazzi, ma ne parleremo di questo in un altro video, nel prossimo episodio. Penso che anche lei, signor Gigi, che so che è un amante di questo gioco, che tra l'altro di recente ha ricominciato a portarlo sul suo canale. Quindi, ragazzi, link in descrizione subito del canale di Gigi. Andate a mettere un po' di supporto a sti video di clan. Sì, perché è uscito il TH14. Io comunque avevo ricominciato a giocare seriamente. Ho detto: tanto qui prendo e shoppo tutto. Ho detto: almeno ci faccio dei video. E quindi ho detto: quindi abbiamo ricominciato. Ho visto che sta piacendo. E quindi ho detto: ma sì, continuiamo, perché no? E siamo rientrati nel mondo di Clash of Clans. Eccolo lì. Quindi immagino che anche lei in questo momento starà tipo scoppiando di risorse. Sarà bello pieno anche lei. E noi gli diamo subito un bel pass, signor Gigi. Io ho scelto di, visto questo suo ritorno su Clash of Clans, di supportarla e di darle uno dei pass che oramai con il nuovo Super Sell Store, ragazzi, vi ricordiamo, si possono anche regalare. Sì, super molto facilmente. Comoda come cosa. E soprattutto si possono avere anche degli sconti, ragazzi. Mi raccomando, i nostri codici li potete inserire, oltre che in impostazioni, altre impostazioni, scorrete fino in fondo, solito tiratera, anche sul Super Sell Store. Mi raccomando, che è molto importante. Sì. Tra l'altro, signor Gigi, non so se è un bug, ma guardi un attimo il castello del clan. Il suo castello del clan. Non so se ha clans aperto in questo momento, suppongo di sì. Sì, c'ho clans aperto. Ma non c'ha il beggino. Ah, Dio, però il nome del clan sì. Sì, è sparito. Che è successo? No, è un glitch. Così è triste. È un po' cringe come cosa. Sì, è un sì, po'. È triste. Mi sento vuoto. Io in realtà mi sento pieno perché mi si sono giusto appena accese tutte le iconcine rosse dei depositi e degli estrattori. Vabbè. Comunque, signor Gigi, non perdiamoci in chiacchiere. Noi dobbiamo partire con questa shoppata del pass. Oggi ci concentriamo su di lei e su un altro ospite che vedremo poi tra poco. La nostra, ragazzi, la faremo poi nei video venire. Allora, come si fa a mandare questo bel pass? Bisogna andare dal postino e dirgli di recapitarlo. Il postino si trova sul tasto connesso e qua c'è questa bellissima lista di persone a cui possiamo mandare il pass. Visto che questi due personaggi che vedete a schermo l'hanno già ricevuto, adesso appunto andiamo ad aggiungere anche il signor Gigi. Che voglio dire, signor Gigi, io e lei non abbiamo un'amicizia Super Serie D. Questa, ragazzi... No, che poi tra l'altro una cosa brutta, tra virgolette, io ai tempi mi sbagliai e collegai Clash of Clans ad un altro Supercell ID che è diverso da quello che ho su Clash Royale e Brawl Stars. Quindi ogni volta impazzisco per sta... Sì, no, è un disastro vero e proprio. Però e guardi, anche Mister DLS, anche Mister DLS, perché io gli ho regalato il pass e lui non se n'è neanche accorto. E l'è finito su un altro account e non se n'è neanche... Quindi proprio un disastro. Un uomo, una sventura. Quindi mi raccomando, signor Gigi, mi dia il suo Supercell ID corretto. Però la cosa figa è che la nostra amicizia, signor Gigi, adesso non ha più confini. Su ogni gioco Supercell noi resteremo per sempre amici, che lei lo voglia o no. Esatto, è vero. Legati fino alla fine. Ok, ragazzi, facciamo un attimo il collegamento, ci scambiamo il codice fiscale e ci vediamo tra un secondo. Codice creatore, allora. Non il codice fiscale, scusate. Allora, ragazzi, facciamo partire una segnalazione in massa. Gigi fa account sharing con Puccio, come potete vedere, guardate. L'abbiamo sgamata, signor Gigi. Lei sta facendo ma sharing. Ma come mi chiamano un sacco di miei amici, è tipo il mio cognome, cioè... Lei si chiama YT di cognome, non dica cavolate. Allora adesso fate, a parte queste sciocchezze, andiamo al momento catartico, signor Gigi. È arrivato il momento di spedire il pass. Come potete vedere, ragazzi, ho un'iconcina che probabilmente il signor Gigi non ha, ovvero sui miei giochi c'è un 2 e in particolar modo cliccando sui miei giochi mi apre tutti quanti i giochi che appunto
appunto sono collegati al Super Serie D. E come al solito sul Clash of Clans c'è un'iconcina che è disponibile solo per Clash of Clans, perché Clash of Clans è un gioco superiore, ragazzi, e non come vi dice quell'altro Ferri di quell'altro canale che segue Brawl Stars, quello lì. Lasciatelo perdere, quello lì. Ragazzi, di identità per... sì, c'è un po' uno sdoppiamento. E se andiamo su Puccio, guardate un po', c'è un bellissimo tasto dona, che adesso lo screeno anche. Se no la miniatura chi la fa? Lei, signor Gigi? Eh no, la bisogna screenare. Allora, andiamo a regalare il pass, signor Gigi. 3, 2, 1 e spedito. Ops, donazione impossibile. In base alle nostre misure... Non ci credo, signor Gigi. Che è successo? È apparso un avviso che dice ops, donazione impossibile. In base alle nostre misure antifrode, non puoi donare agli amici che hai appena aggiunto. Riprova più tardi. No. No, 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 no. Che cosa si intende più tardi? Di quanto stiamo parlando? 2-3 giorni, 4, quello è un problema. No, 2-3 minuti deve essere, signor Gigi. Adesso chiedo subito i piani alti, ci informiamo subito su questa cosa e ci cerchiamo di capire come sono le tempistiche. Signori, facciamo una cosa, noi cerchiamo di capire un attimo perché Supercell ci sta mettendo i bastoni fra le ruote e ci mettiamo tra pochissimo. Questo video, signor Gigi, si farà, stia tranquillo. Si deve fare. Forse, forse. A few moments later. Ok, allora, signor Gigi, mi hanno risposto dai piani alti dell'Olimpo di Clash of Clans e mi hanno detto che questo è un sistema antifrode, c'è anche scritto, voglio dire, che però impiega un po'. E quindi probabilmente questo video è appena stato bucato dal sistema. No, non si preoccupi, signor Gigi, noi ovviamente ormai l'abbiamo disturbata, l'abbiamo scomodata, quindi continuiamo, non ci ferma niente, ragazzi. Però ci lasceremo con una promessa, signor Gigi. Sì. Adesso facciamo un attacchino, decide lei se subire o attaccare, e poi ci beccheremo il mese prossimo per la rivincita, sempre se per lei va bene, sempre se magari non decide di fare un altro intervento per togliersi i pixel, queste cose qua. Ci ritroveremo per la rivincita e per regalarle veramente il pass. Va bene. Accetto l'offerta. In realtà, ragazzi, sta cosa la sapevo già, però volevo scammare un mese di volevo, non sono un po' un T-Rex. Va bene. No, dai, diciamo la verità, sono 2 mesi che proviamo a fare questo video. Sono 2 mesi che io puntualmente appena esce il pass lo shoppo, ragazzi. Ma ho un problema. Basta vedere quando è uscito il video precedente, quello con Grax e DLS. Basta vedere quel video là. Calcolate che da lì io ho contattato gli ospiti di questo episodio. Infatti anche l'altro ospite dice: ma scusa, ma il signor Gigi non lo vuole proprio il pass. Cosa? Vabbè, niente, non gli piace. Il signor Gigi, ecco, gli piace così tanto gemmare, esatto, che se sono gratis le cose non le vuole. Adesso andiamo a fare un attacco. Doniamo prima i rinforzi a Zappino. Cosa facciamo? Non doniamo i rinforzi a Zappino? No, non li doniamo, perché per donare qua non c'ho il busto di una gemma. Ci vanno 13 gemme per 2 draghi. Oh, sei matto, ma direi di no. 13 gemme per il draghetto. Ma te sei matto. Zappino, ne riparleremo. Il signor Gigi, la invito da me. Vengo io da lei. Insomma, forse è meglio se viene. Ma mi invidi lei. Allora, il clan si chiama Fear of Clan, fondato nel 2014. Non può. Se cerca Fear of Clan, non può sbagliare. Ok. Siete giusto 49 per caso? Siamo giusto 49. Sempre un buchino libero. Un posticino per me. Sempre uno spazietto libero ci sta, signor Gigi. Vai, dovrei aver fatto richiesta. Leggenda qua, ragazzi. Hashtag Gigi Abbas the Crest, ragazzi. Andiamo, andiamo subito ad accettare. E adesso li scriviamo. Ma è lui o non è lui? Eccolo qua. Eccolo. Ok. Allora, signor Gigi. Sì. Io direi che possiamo procedere con l'attacchino. Vuole attaccare lei o vuole che attacco io? Io magari mi rendo disponibile a essere attaccato. Facciamo così. Può andare, dai, per lei. Allora attacco, dai. Allora. Sto giusto testando un nuovo esercito con i cavalcadraghi. Con cosa attacca lei? Cavalcadraghi. Draghi e mongolfiere. Ma Draghi presidente? Sì, con Mario. Ok. Allora andiamo così. Prego. Allora, faccio prima una piccola ricognizione, Faccio prima una piccola ricognizione. Scusi, ma lei ha detto ricognizione per caso? Lei per caso ha detto ricognizione? Uccidetemi. Allora. Ci sono. Vada pure, signor Gigi, quando desidera. Vado. E allora vado. Non me lo faccio dire due volte. Vediamo un po'. Lo faccio dire due volte. Parte con 2 Ice Golem. Io le faccio commentare. Lei resti concentrato. Parte con 2 Ice Golem e 2 reali, ragazzi.
si vuole creare il cosiddetto funnel per le truppe, comincia a buttare un paio di queste mongolfiere, ragazzi, di nuova generazione, guardate lì, con i cavalca draghi e con i draghi e anche con la macchinina d'assedio. Attenzione però, perché vediamo subito un ingresso anche dei reali. Escono i miei domatori di cinghiali, utilissimi contro gli attacchi aerei per difendere al meglio. Arriva anche l'abilità del King, vi ricordo che questa, ragazzi, è la base facile. Quindi insomma, signor GG si sta sicuramente scaldando. Eccoli qua i draghetti bellissimi, tra l'altro di livello 9, che vedremo nei prossimi giorni sul canale, che li stiamo potenziando pure noi. L'ingresso anche dei cavalcadraghi che stanno facendo il loro giretto. Tra l'altro il signor Gigi è tutto rigorosamente maxato, insomma, un signore come al solito, ragazzi. Le mie difese aeree sono ancora a livello... i famigli, insomma, i famigli... Può chiamarli cuccioli nei miei... Nei miei... canale, per favore, che famiglia. Non lo posso sentire, famigli, proprio non è... No, così carino come nome, famigli. Potrebbe esserlo un po' di più, forse. Allora, no, si scherza, non mi triggerò un po' la cosa famiglie, è nata questa meme, allora è così. Vabbè, ci sta. Comunque, signor Gigi si è fatto un, insomma, un bel attacchino, sta arrivando verso l'80%. Tra l'altro c'è pure il gufo, Pet, che lo contraddistingue, comunque anche nel commento, visto che signor Gigi ricorderà le nostre ultime castate insieme. E tra l'altro, eccola lì l'informazione che dobbiamo dare, signor Gigi. Ma io lei... ragazzi, signor Gigi ormai non ci pensa più a queste cose. Io e signor Gigi avremo la fortuna, almeno per me è la fortuna, per lui è un po' una sfiga, se dobbiamo vedere. No, di castare insieme la prossima Brawl Stars Championship. Oh yes. E finalmente, io ero ormai 2-3 mesi che non riuscivo più a castarla per un problema o per un altro, ma finalmente sono tornato, ragazzi. Sono tornato. Signor Gigi, in realtà, nel senso, mi correggo subito, ragazzi. Lui casterà con Ferre, non con me. Ferre è quello là che fa Brawl Stars. Però, visto che comunque mi fa piacere che approcci il mondo del competitivo, insomma, segnaliamo questa cosa, ecco. Giusto. 90%, ragazzi, ha rischiato il tristellamento il mio villaggino. Ma adesso le manderò la base difficile. Sto facendo segno delle virgolette. Mi preparo tutta la situazione. Eccola qua, signor Gigi, prego. Ok, vado in ricognizione. Vai in ricognizione. Rigoworka. Questa è proprio la classica base che odio. Sì, è proprio, sono un po' sul classico, ecco, diciamo così. È talmente concentrato il signor Gigi che li sono andati via i pixel, ragazzi. Davvero? Adesso sono tornati, parlando, sì. No. Mannaggia. Allora, questo qui è un esercito che ogni tanto modifico, mi diverto a modificare, eccetera. Che però non so ancora usare. Cioè, o meglio, o faccio il 100% quello bello pulito, oppure faccio tipo il 10% con 0 stelle. E sarà quello che tenterò di fare oggi, perché non mi sembra il caso di venire qui e far 3 stelle, insomma. Lei, secondo me, può fare anche il 110% come l'eco incentivo, se vuole, tranquillamente, sul mio villaggio. Davvero? Sì, mi sa che finisce molto male. Vi faccio notare, tra l'altro, la professionalità di questo villaggio, in quanto il castello del clan è addirittura esterno, neanche interno come nei villaggi veri. Ok, guarda qua che ingresso poderoso del signor Gigi, che va subito a togliermi la Eagle e mi fa anche una ripassata sugli Arc-X. Me ne toglie uno, infatti, ragazzi. Parte con la sua Queen Charge. E qua, ragazzi, gli 80 livelli si fanno sentire. Mamma mia. Gli 80 livelli. E anche l'unicorncino, L'unicorncino maxato si sente un sacco, non pensavo. Mamma mia. Bella la difesa aerea che fa il suo dovere. Brava difesa aerea. E brave anche le mongolfiere. Ottima l'idea di cambiare i domatori, a quanto pare. Ottima idea di cambiare i domatori. Mi sta rovinando la difesa aerea. Devo andare subito a attaccare perché mi sta rovinando. Era il mio obiettivo, signor Gigi. Ha creato comunque un funnel alla fine. Il malintenzionato signor Gigi. Attiva subito l'abilità del gran sorvegliante. Quindi, insomma, signor Gigi è un po' in difficoltà. Gli scappa pure una furietta, ragazzi, fermi tutti che qua forse ci siamo. È scappata di brutto quella furia lì così. E io, da buon commentatore, signor Gigi, l'ho subito fatto presente. Eccoci qua. Hola. Ragazzi, ho un buon presentimento. Non avrei mai immaginato. Il design classico, signor Gigi, il quadratone che fa girare le truppe, per la mia esperienza, che non capisco niente. È la cosa che odio di più del mondo. È quella roba che ti dà sempre fastidio. È incredibile. So che magari a livelli competitivi, insomma, si bypassa facilmente, ma... Se non ci riescono loro, che ci deve riuscire? Infatti.
infatti. Però per noi comuni mortali, ragazzi, alla fine... Ma mi ha rovinato quella difesa aerea, mannaggia la miseria. Speravo entrasse, la regina la facesse subito fuori. Perché io volevo far fuori quella difesa aerea. Rompere con un altro spaccamuro a destra e provare ad andare a dar fastidio alla catapulta. Vabbè, lo sganciapietre lo chiamo sì, la catapulta. Sì, lo scattershot, anche io lo chiamo in mille modi, tranquillo. Esatto. E poi attaccare sempre da questo lato, perché così avevo pulito a sinistra, pulivo a destra ed entravo. Ma quella difesa aerea mi ha rovinato completamente tutto. No, ma guardi, signor Gigi, le ripeto, era tra l'altro questo elemento qua della difesa aerea che entra in target con la Queen Walk è proprio uno degli obiettivi di questa base. Cioè la difesa aerea è messa lì proprio per rompere le Queen Charge, Queen Walk, Queen Charge, insomma, faccia un po' lei a seconda di quanta batteria c'ha. Chiamo Queen Walk, però okay. Vabbè, capisco comunque. E insomma, signor Gigi, sono riuscito a difendermi a sto giro. Oh, 3 stelle l'ho fatte, però in 2 attacchi. Esatto. E mi ha fatto praticamente un 172% totale. Quindi se andiamo a vedere, è devastante. È meglio di così. Ah, percentuale ne ha fatto un sacco. Perché comunque le truppe maxate si sono fatte sentire di brutto, ragazzi. Sì, io non sono assolutamente maxato, purtroppo. Perché io, signor Gigi, cerco di andare un po' più step by step. Non sono un trattore come lei che conquista subito tutto. Comunque, per questa prima parte di video, siamo giunti al termine. Ovviamente adesso chiameremo l'altro ospite, signori, che è lì pronto dietro le quinte. Lo aspettiamo. Per me passeranno un paio di ore, per voi arriva subito. Nel frattempo comincio a ringraziare il signor Gigi. Grazie a lei, signor Fer, è sempre un piacere. E ci becchiamo alla prossima. Alla prossima, prossimo mese, signor Gigi, mi raccomando. Io il pass lo tengo, mi raccomando, signor Gigi. Ok. E ragazzi, un saluto a tutti, un bacio. Ciao belli. Signori, rieccoci qua. Ce l'abbiamo qua sotto, il secondo ospite speciale di oggi, il carissimo Filippo. Filippo, non puoi capire che cosa è successo prima con Gigi. È successo un pasticcio e okay. Lo so che ti devo regalare il pass, non ti sto scammando. Clash of Clans ha introdotto un'antifrode. Adesso ti faccio vedere anche con te, così facciamo la doppia prova anche con Filippo, sì. Ragazzi, l'altra volta non c'era, l'hanno messo stavolta qua. Quindi ti dico già, Filippo, che il mese prossimo. Esatto. Il mese prossimo ci dobbiamo ritrovare io e te. Il mese prossimo assolutamente dobbiamo andare assolutamente a regalare sto maledetto pass a Filippo e anche a Gigi. Sono in debito con 2 persone insieme, ragazzi. Allora, innanzitutto, Filippo, è la prima volta che finalmente riusciamo a fare un video insieme ed è un sacco che lo volevamo fare, quindi fa un sacco piacere averti qua. Vero. E quindi vi ricordo subito, grazie, ragazzi, in descrizione il link del canale di Filippo. Andate a mettere una bella iscrizione anche a lui. Ho bisogno di 2 cose: uno, la tua friend su Super Serie D, e 2, ti faccio entrare al volo nel clan, ok? Vai. Signori, eccolo qua, Filippo. Finalmente. Ce l'abbiamo. con l'avatarino del Barbarello. È finalmente uno con un avatar classico proprio per clan. Se tu c'hai la gallina. Io c'avevo la gallina. Ognuno c'ha il suo. guarda. DLS c'aveva il suino. Cioè, ognuno c'ha un po' la sua. Uno peggio dell'altro. Esatto. Sembriamo content creator di A-Day. Finalmente un content creator di Clash of Clans Doc. Mamma mia. Ed eccolo anche nel clan, ragazzi. Sì, ce l'abbiamo fatta. Un saluto a tutti. Allora, Filippo, io avevo pensato questa cosa. Visto che io e te dobbiamo rivedere, ci sentiremo ancora, ma ci rivedremo a video tra un mesetto. Io mi faccio attaccare in questo video. Anche il signor Gigi, prima di lei, mi ha attaccato. Io direi che anche lei adesso mi attacca. Non le dico che risultati ha avuto il signor Gigi. Ovviamente mi attacca in amichevole, quindi usa che esercito vuole lei. Ok. Poi, quando vi regalo il pass, però vi attacco sia a lei che al signor Gigi, va bene? Fatta, benissimo. Aggiudicato. Ok. Ti mando la prima base, che è quella un pochettino più facile, cheat. Posso fare la ricognizione, eh? Non ci credo. No, l'ho modificata di un tassellino e non ci credo. No, devi aspettare adesso un secolo. Sì, allora, per te la sfida è più difficile. Doppia base difficile. Doppia base difficile, ok? Hai due tentativi. Va bene. Difficile, poi conoscendo Filippo, ragazzi, ho già capito che... Allora, facciamo una cosa. Visto che dovrei attaccare 2 volte la stessa base, la prima volta lo attacchi senza ricognizione. Quindi vado del mio esercito che uso di solito. Ok, vai, fatta. Aggiudicato. Sono curioso adesso, mi metti abbastanza ansia. Ma perché io so che te sei forte, che fai paura. Filippo, mica bravo. Cioè, ragazzi, fa adesso paura. Staremo a vedere. Non parliamo troppo presto, eh. Io te la gufo un po'. Te l'ho mandata senza ricognizione, ragazzi, sta andando. Senza. Perché il signor Gigi, da dire che lui è un gemmone e andava diretto tutto full maxato, eh. Ho visto.
visto. Lui già è un po'. Ho visto po' gli matto, ultimi video che si è già, ci ha già recuperato alla grande. Praticamente. Lui gemma come un matto. Ma in realtà gioca a Clans tanto. Comunque, anche se ha cominciato a riportare da poco, gioca anche lui tanto. Allora, bene che sia tornato. Bene che sia tornato. Vabbè, assolutamente, assolutamente. Allora. Cosa combini qua? Allora, c'ha gli Yeti e i bocciatori. Aiuto. Parte con la Queen Charge. Che odio. È partito con la regina. Ok. Alle mongolfiere. Mannaggia. Ai. Le mongolfiere hanno dato un problemino, mi sa. Ai. Quelle mongolfiere one shot. Mi hanno aperto, cioè. Aiuto, aspetta che sono un po' più indietro. Vediamo un po'. Hanno sganciato. Oddio. Oddio, che mine che piantano. Oddio, ragazzi, che mine che piantano. E si allarga. Ragazzi, era difficile. Ed è stato. Sei stato anche molto sfortunato, Sei stato anche molto sfortunato. Oh, vabbè. Ormai è andata. Mettiamo tutto. Ma aspetta, è perché brutta, forse. È una delle basi che odio, però, questa. Ma aspetta, perché forse. Brutta. Forse quella. No, niente. Già lasciato andare praticamente la terra. Però guarda, ti perché dico. Adesso veramente, però. Cioè, l'esercito non so cosa usare contro questa base. Cioè, mi metti in difficoltà. Allora, ti dico una questo. Di quelle basi che se trovo di solito. Schippi. Tra il multiplayer le schippo. Allora, ti dico. Il signor Gigi ha fatto il primo attacco migliore del suo. Ma attaccava un'altra base, molto più semplice. Vediamo adesso col secondo attacco lei che cosa combina. Perché io sono molto fiducioso. E comunque, ragazzi, guardate qua che percentuale ha fatto. Non è così lontano in realtà da quello che ha fatto Gigi poco fa. Vediamo un po'. Allora, io te lo rimando. Adesso vedo un attimo. Adesso farò una mega figuraccia. No, tu vai tranquillo. Al massimo lo rifacciamo, ragazzi. Diciamo che era il primo attacco. Facciamole cose losche. Solo a me, ragazzi, triggerano un sacco avere qua due caserme di un livello completamente diverso. Personalmente mi triggera parecchio. Le terremoto! Mi ha aperto il villo come una cozza. Però l'avevo fatto anche prima, Però non è andato meglio prima. Prima non aveva funzionato più di tanto. Ho visto un errorino, però. Perché per stannare il castello. Lo so. No, stavo solo pensando, non era per stanarlo. Ok. Era solo per vedere dove buttare la Queen. In realtà ormai ho messo la mongolfiera lì, quindi la butto qua. Eccali che arrivano le truppe. E qua adesso se le gestisce a bomba. Se le gestisce easy proprio. Ok, eccolo. Ok, ha già più senso adesso. Ha molto più senso. Guarda che bella apertura che fa subito lì. Ok, beh, ma prima sei andato senza ricognizione, mica. Ok, sì, va con il golem di ghiaccio e con gli Yeti. Il funnel è molto preciso qua, attenzione, arrivano i bocciatori, ragazzi. Aiuto, paura che qua. Ma perché girano sempre sta base? Mamma mia, ragazzi, sta base qua. No, però aspetta, un po' sono andati su. Vediamo un po'. È vero, sono in ritardo, tu, è vero. Sì, infatti, sto guardando. Il municipio l'ha preso, ragazzi, Il municipio l'ha preso. Fermi tutti. Attenzione. Seconda stella. Posso già dirti già adesso, meglio. Filippo, che hai battuto Gigi sul secondo attacco. Dai. Il signor Gigi ha girato come una trottola. Ok. Ragazzi, comunque ha fatto la Queen Charge. Perché prima il signor Gigi ha fatto la Queen Charge e l'abbiamo fregato proprio con la Queen Charge e te invece sei riuscito ad andare dritto lì. Sarà anche aver attaccato la terza base un po' che conoscevo. Quello sicuramente. No, l'attacco prima mi hanno fregato completamente le mongo che mi hanno buttato giù la Queen. Poi senza le truppe mi hanno girato perché poi. Sì, sicuramente anche per quello. Però dai. Comunque doppio scam sto video, Filippo. Prima l'antifrode e adesso la base che te lo sono andato a modificare. Ma perché ho modificato quella base? L'ho modificata perché era successo. Ma sì, ma perché ho fatto. Io oggi pomeriggio ho fatto un video. Anzi, ho fatto due video, ok? Infatti, magari alcuni avranno notato delle cose un po' strane tra una clip e l'altra e dei cambiamenti. In questi video, praticamente, per fare una screen, ho modificato leggermente la base. Boh, basta, andata completamente. Fregato completamente. Comunque, 81% il signor Gigi qua aveva fatto 90%, ma una stella sola. Aveva girato proprio di brutto il signor Gigi. Ah, ha pulito il villaggio. Aveva pulito benissimo, una roba proprio. Okay. All'atti non c'era più niente. Comunque, sta base.
base, ragazzi, ma neanche sta base qua in particolare. Questo genere di basi, non prendendo livelli competitivi sempre, io sono dell'idea che da una vita sono quelle che danno più fastidio ai player. Perché comunque, se uno si sa creare i funnel, come ha fatto comunque Filippo, c'è sempre quelle truppe che poi alla fine tendono a girare perché hanno le truppe, hanno i corridoi laterali più vicini. Puoi organizzarti il più possibile, però alla fine, cioè, le truppe a una certa fanno quello che vogliono, secondo me. Sì. E insomma, io direi che siamo giunti al termine, sicuramente, ma non abbiamo finito, diciamo così. Ok, facciamo una prova comunque al volo anche con te. E guardalo anche qua, donazione impossibile, ragazzi, è assurdo, donazione impossibile, antifrode di qua e di là. Abbiamo capito, vabbè, abbiamo scoperto. Per questo mese ti è andata bene. Per questo mese mi è andata bene, però resto in debito, In debito, Dio, la terra è un regalo, ragazzi, non ho nessun debito con Filippo. No, assolutamente. Non mi ha minacciato per fare questo video, no. È nata sta cosa che vogliamo sfruttare questo nuovo super sale store, no, per regalare i pass, che è una cosa che effettivamente si può fare. È una cosa molto, molto, molto carina. Oh, e poi è un bello spunto per fare delle collaborazioni anche. Appunto, perché sennò non si riesce mai a far niente di solito. Cavolo. Clans è un gioco molto in solitaria, se ci pensi, rispetto agli altri. Boh, madonna, assolutamente. In paragone a Brawl, che puoi giocare in tre. Ma anche per dire Royale c'ha le torri, c'ha tipo la cosa delle doppie torri. E allora lì già un po' te la puoi barcamenare. Puoi giocare comunque anche in 4 se vai a vedere Royale. Però comunque Clans, ragazzi, insomma, è la vecchia roccia. E chi lo sa che magari non faranno un upgrade un domani per attaccare un villaggio in 2. Pensa a attaccare un villaggio. La cosa più figa del mondo. Cioè, o una se lo fanno, Filippo, andiamo a riprendere questa clip. Andiamo a riprendere. Sì. Va bene, ce la salviamo. Insomma, siamo giunti al termine. Grazie ancora per la tua disponibilità. Ci becchiamo il mese prossimo. Grazie a te, assolutamente. Certo. Insomma, link del canale di Filippo e di Gigi anche in descrizione. Fateci un salto. Ciao belli. Ciao.